Una bella canzone, ma in particolar modo, insomma, dopo aver parlato a lungo anche di Antonella Ruggero, che tra le altre cose, insomma, ad oggi risulta essere una delle leader della musica italiana, come abbiamo già annunciato specialmente in questi giorni la grande diretta con lei personalmente per parlarci di questo nuovo singolo, un singolo del tutto speciale, un singolo che rappresenta anche per la musica un grande ritorno da Sanremo a questo nuovo singolo. Da lontano lei, Antonella Ruggero, buongiorno, ben trovata, buonasera, buongiorno, insomma ormai buongiorno a tutti, ciao. Qua con gli orari, Antonella, siamo un po' out, insomma, una volta è bello, poi alle 3 escono nuvoloni, quindi sembra tardano sera, insomma, comunque dobbiamo accoglierti con un grandissimo applauso. Come stai innanzitutto? Bene, grazie, molto bene, sì. Bene, senti, noi abbiamo parlato di te, abbiamo parlato della storia, della grande musica, di un grande ritorno dal 2007 ad oggi, insomma, con un nuovo album, ma soprattutto da Sanremo ai giorni d'oggi, proprio di oggi, da lontano. Parlaci un attimo di questo singolo. Ma più che altro vi vorrei parlare in breve del mio nuovo lavoro, composto da 15 canzoni praticamente inedite, tranne una, e sono 15 brani appunto di canzoni che non realizzavo da 10 anni. Si intitola L'impossibile è certo, e devo dire sono molto fiera di questa cosa che ho fatto, che uno dei quali, una di queste canzoni appunto è Da lontano, ma poi ci sono altre che sono molto diverse da questa. Insomma, quando si fa un lavoro per di più composto da così tanti brani, è chiaro che ci sono molte atmosfere, molte suggestioni diverse che racconto appunto sia a livello di testi che dal punto di vista delle sonorità in questo lavoro nuovo appunto. E L'impossibile è certo, in realtà è un album con tante tracce, 15 ne abbiamo parlato, però ecco, soprattutto sono tracce nella quale tu hai lavorato a tante mani, cioè nel senso ci sono state collaborazioni di giovani cantautori, e questo bisogna anche dirlo, ci sono alcuni nomi che possiamo citare da Simone Lenzi, Alessandro Orlando, Graziano, insomma tanti, però ecco, com'è lavorare poi in questo gruppo, cioè lavorare così, un gioco di squadra, no? Un lavoro di squadra. Immagino che insomma dopo tanti anni di carriera ti viene forse semplice a te, però magari per chi insomma l'immagina un po' una cosa, qualcosa, dice ma beh, insomma, non è stato facile, no? No, invece no, è stato facile perché laddove c'è la stima reciproca, no? Nei confronti delle persone che cioè, con le quali vengo in contatto, tutto è più assolutamente leggero, non c'è nulla di forzato, nulla di pesante appunto a livello così di rapporto, anzi poi con ognuno di loro, non ci sono solo loro due appunto autori giovani citati, poi Simone Lenzi, poi hanno tutta una sua storia personale, artistica, che dura ormai da parecchi anni, e devo dire è sempre comunque un contatto mio diretto con la persona, e quindi anche per questo lavoro in maniera positiva e piena, ecco. Poi ci sono state collaborazioni anche con scrittori che stimo, e perciò ecco che si è svolto in qualche mese questo lavoro, e perciò non ne esco felice, stanca di qualche rapporto non buono. Certo. Senti, l'album chiaramente, Antonella, immagino che possa essere e sembrare anche un album molto autobiografico. Beh sì, se vogliamo sì, perché è una visione mia personale nei confronti così della società, della natura, che amo moltissimo, di un pensiero che ovviamente è mio ed è anche appunto delle persone con le quali mi sono confrontata. Certo, dietro l'artista, dietro ciò che uno fa, sia che si tratti di musica o di altro tipo di arte, c'è sempre, no, la propria storia, la propria visione appunto. Certo. Perché l'impossibile è certo, Antonella? Ma diciamo che è un po' una visione
tutto sommato positiva e piena di speranza per quello che non c'è ancora, ma e che sembra impossibile al momento. Parlo dell'Italia con tutti i problemi che sta vivendo, non solo l'Italia naturalmente, sì, ma gran parte del mondo, forse tutto il pianeta, chi lo sa, stanno cambiando velocemente le cose, quindi siamo spettatori di scene che velocemente si trasformano e a volte ci stupiscono, a volte positivamente, ma molto spesso negativamente. Ecco, io spero, parlando dell'Italia, paese che amo moltissimo ovviamente, che penso proprio di conoscere, spero veramente in una futura, non troppo, un futuro non troppo lontano di rinascita, di speranza appunto, specialmente per le nuove generazioni, perché certo, noi abbiamo tantissimi milioni di giovani che tutto sommato, anche senza delle prospettive, lavorano, si preparano con impegno e con loro le loro famiglie ovviamente. Ecco, io spero specialmente per loro che insomma ci sia qualcosa di assolutamente buono dietro l'angolo. Assolutamente, beh, è un augurio che noi facciamo, soprattutto visti i tempi d'oggi. Un album, poi tra le altre cose, Antonella, ascoltando un po' tutte le canzoni, perché comunque l'album è bello in tutto e per tutto, però ecco, ci sono canzoni dove tu in qualche modo lanci anche dei segnali a questa Italia, possiamo dire un'Italia forse un po' malata ad oggi, no? Certo, attraverso la musica, attraverso i testi si può fare questo, purtroppo non di più perché non abbiamo alcun tipo di potere, ma almeno insomma raccontare le nostre visioni, le nostre speranze, questo sì, come dici tu, è appunto un racconto soprattutto da italiana che ripeto, ama profondamente questo luogo. Bisogna dare una scossa, un po' come diceva Amadeus nel programma della Rai, insomma alla fine dobbiamo dare una scossa a questa Italia, ma soprattutto con la tua musica, con il tuo album, sicuramente potrebbe essere un buon trampolino di lancio per questa nuova, soprattutto, rinascita. Senti Antonella, noi siamo curiosi anche di sapere un po' le tue emozioni, noi siamo tra le altre cose anche curiosi, no? Perché capiamo che insomma stare su un palco di Sanremo, recentemente abbiamo avuto anche Andrea Mirò che ha diretto un paio di artisti di Sanremo, e com'è vivere quel momento in un palco come quello del Teatro Harrison, come quello di Sanremo? Ma per quanto mi riguarda devo dire, le grandi emozioni ci sono state tanto tempo fa, poi durante lo svolgimento del mio lavoro ho fatto così tante esperienze che ovviamente Sanremo è una vetrina importantissima per l'Italia per quanto riguarda appunto la musica legata al pop, alla musica leggera, però ci sono anche altre realtà molto importanti che vorrei citare, come nel mondo del jazz piuttosto che della musica classica, della musica popolare, insomma l'Italia è piena di bella musica, solo che ovviamente Sanremo ha una visibilità immensa. Certo. E per quanto riguarda l'emozione, beh, è un'emozione diversa, sicuramente diversa, molto più legata a una consapevolezza e a una maturità mia, certo. Poi sai, ogni artista se la vive un po', no? A suo modo, c'è chi si emoziona tantissimo, c'è chi invece va e fa il suo, espone la sua musica, la fa ascoltare al pubblico serenamente, ecco. Io poi tra le altre cose, noi come radio ci siamo un po' informati su tante recensioni di questo scorso festival di Sanremo, e tra le tante situazioni, sai, insomma, per parlare, no? Uno si scambia parole, e io ero molto curioso, sono andato un po' a curiosare anche in altri siti eccetera, si parlava comunque di un probabile terzo posto, insomma tra i primi tre del tuo brano, e ci è dispiaciuto tanto, perché secondo me era un brano che meritavo, è un brano che merita e meritava qualcosa di più. No, ma guarda, ti assicuro che non è un problema. Io sono andata là consapevole del fatto che la mia canzone non è certo facile, non è certo orecchiabile. Deve essere capita, insomma. Ma certo, e poi appunto è contenuta in questo mio nuovo lavoro, ed è questo poi il mio obiettivo, era quello di proporre tutto il lavoro in generale. Certo. E so, ed ero consapevole comunque di portare qualcosa, ripeto, di non semplicemente cantabile, e perciò va bene così. Poi sai, è già passato un mese e a questo punto
è come se il periodo e tutta ciò che ha rappresentato quest'anno Sanremo si sia già allontanato di molto sia negli ascolti in generale che nella mente della gente, perché è tutto molto veloce, ti ripeto, come dicevo prima, e anche Sanremo vive è un istante, è una settimana molto concentrata, ma dopodiché si va oltre. Certo, ma tra le altre cose, insomma, ci sono state anche situazioni dove non si è parlato bene, cioè c'è stato un calo, insomma, c'è stato un momento in cui Sanremo c'è stato un flop, ecco, è stato definito così, tant'è che Fabio Fazio si è lasciato andare anche qualche parola poco piacevole, però vabbè, capisco anche e si capisce, insomma, che a volte ci possono essere queste cose, però noi ti facciamo i complimenti perché, insomma, è stata un'interpretazione bella, ma soprattutto com'è il tuo modo di fare, di cantare, emani qualcosa di speciale, Antonella, quindi ti seguo da tanto, te l'ho detto anche in privato, per cui il complimento è d'obbligo, perché è vero, questa è la cosa più bella. Ti ringrazio molto figurati. Perché sono parole che vengono da chi ama la musica come te, e perciò, insomma, hanno un valore aggiunto. Grazie, no, è verità, figurati. Senti, c'è stato il momento più importante della tua carriera, ce lo puoi raccontare? Ma no, non ce n'è uno, guarda, sono tanti momenti, tanti che si susseguono ormai in tutto questo tempo, perciò non può essercene solamente uno. Diciamo che più avanti vado, più mi rendo conto di quanto sia bello ricercare musiche diverse, collaborare con musicisti che provengono veramente da mondi musicali apparentemente lontani, e poi ti rendi conto che la bellezza della musica è proprio la cosa che fa la differenza, cioè la bella musica. Poi c'è musica che non mi risulta essere interessante, e perciò la lascio lì dov'è, e perciò i miei percorsi sono di diversa natura, ed è per quello che tutto si sussegue con una semplice, definizione, l'amore profondo nei confronti della musica, quella che mi dà emozione, che può essere appunto la musica legata al pop, ma anche, appunto, come dicevo prima, popolare, classica, sacra, jazz, piuttosto che musica che non mi dà niente. Vero, deve essere musica vera, insomma. Sì, assolutamente sì, l'Italia è piena di persone, di giovani e non giovani, che fanno musiche meravigliose che purtroppo le radio, ovviamente, come pensai, non fanno. Sì. Ci sono delle realtà magnifiche legate ai cori, legate a che ne so, alle bande, ma c'è una cosa meravigliosa veramente da andare a cercare e da ascoltare laddove si propongono concerti anche di questo tipo. Assolutamente, beh, bisogna poi andare a scavare un pochino e riuscire a trovare l'acqua, che in realtà è un'acqua che emana melodie, perché la musica a volte è nascosta, quindi bisogna andare lì e andarsene a cercare. Senti, Antonella, una domanda un po' così a bruciapelo ti voglio fare: hai mai provato a cantare il silenzio? Il silenzio mi piace moltissimo nel senso che il silenzio per me, specialmente in un luogo dove non ci sono rumori, dove solitamente io vivo, il silenzio è veramente un qualcosa che dà alla mente la possibilità di partire con il pensiero, di elaborare progetti, di tranquillizzarsi. Il silenzio è meraviglioso. A volte io frequento proprio il silenzio. Ah, ecco, la migliore compagnia, insomma. Sì, è vero. Senti, noi chiediamo a tutti, Antonella, di dare un colore alla propria musica, perché è vero che la musica è colorata, è vero che la musica è un arcobaleno, però è anche vero che la musica può rappresentare un momento di vita di un artista, un momento in cui ci sono stati alti o bassi che siano, però è stato ed è un momento comunque importante. Per Antonella Ruggero, leader storica della musica italiana, il colore, la musica che colore ha? Come dicevi tu, la musica ha talmente tante sfumature che non basterebbe veramente l'arcobaleno per descriverla, perché c'è musica che ti dà veramente, ogni musica veramente ti dà una, sì,
Sì, è un colore, però in questo momento parliamo di rosso, di arancio, di giallo, parliamo di colori caldi legati a un'estate che sta arrivando. Adesso è già primavera e aspettiamo ancora di più il calore, specialmente adesso che c'è la natura. Non so dove vivi tu o viviate voi, ma io sono in un ambiente naturale e vi assicuro che c'è già uno spettacolo legato ai fiori, agli alberi, e io amo molto questo genere di cose, quindi colori accesi e ovviamente il verde. Verde speranza. No, beh, noi siamo qui, io personalmente abito un po' non a Roma centro ma un po' fuori, per cui ti dico che è tutto aperto, nel senso che c'è comunque un bel vedere, c'è l'aria pulita, non è l'aria ricca di smog, non c'ho fabbriche fortunatamente vicino, però ecco, i fiori, insomma, quando fa caldo si sta bene, quello sì. Io sono un po' amante del mare, poi, per cui insomma non amo molto la montagna mi mette molta solitudine, sono sincero, però insomma alla fine, se uno vuole, si sta bene ovunque. L'importante è avere la musica, avere le note musicali che alla fine ti accompagnano, no? Quella melodia che ti fa stare bene. Senti Antonella, noi chiediamo anche a tutti di darci un colore per la propria musica, un colore, scusa, abbiamo chiesto, no, dicevo un saluto, ed è bello lasciarci con un saluto proprio col finale e il tuo nome e cognome, perché è bello, e lo leghiamo soprattutto alla canzone nuova. E poi ricordiamo agli amici, ecco, di acquistare l'album su tutte le piattaforme digitali, quindi anche i negozi di dischi. Ma le prossime date, Antonella, quali sono? Allora, le prossime date, ci sono cose interessanti, le potrete vedere sul mio sito se volete, antonellaruggero.com. Sono concerti molto vari, molto, veramente, come dicevo prima, diversi nello stile e nelle esecuzioni, perciò vediamo chi è interessato a una o all'altra cosa, e grazie per seguirmi. Figurati. Antonella, ci lasci un bel saluto, così lo leghiamo sul singolo? Proprio, ecco, insomma, un bel saluto ricco di emozione, come sai far tu. Beh, un grande saluto a tutti voi che ascoltate questa radio. Buona musica a tutti da Antonella Ruggero. Bellissimo. Antonella, noi ti ringraziamo e arrivano anche parecchi complimenti per te, insomma, poi ecco, magari te li leggeremo più tardi. Nel frattempo io ti auguro tutto il meglio, grazie per questa bella giornata e serata, insomma, passata insieme. Continua a regalarci sempre emozioni, non ti fermare mai, mi raccomando. Grazie, arrivederci. Figurati, ciao, un abbraccio, ciao. Rimani un secondo in privato così ci salutiamo. Ciao Antonella, ciao. Amici, Antonella Ruggero anche con noi torniamo subito dopo lo spot che, come sapete, apre e chiude i nostri appuntamenti. Non andate via, torniamo in diretta con tanta buona musica, a tra poco. Non mi ero impallato, vabbè, grazie ancora allora ad Antonella Ruggero. Io, l'avete sentito insomma da questa intervista di pochi minuti fa, mi sono emozionato stasera, perché non è facile trovare artisti così disponibili, ma soprattutto che hanno davvero qualcosa di speciale nella loro musica, nelle loro parole, nei loro testi, nella loro interpretazione, proprio come sa fare sempre Antonella Ruggero, già da tempo storica leader dei Mattia Bazzara, e poi staccatasi per continuare la sua bella carriera musicale da solista. Grande persona, qualcosa di magico, insomma, stasera abbiamo passato. Grazie comunque anche a voi che ci avete seguito e ci state seguendo tuttora, quindi spero che insomma sia stata di vostro gradimento.